Chi fa l'amministratore, chi fa il sindaco da 8 anni sa ascoltare anche quando si urla. Sindaco, stasera un dibattito molto acceso, ma nonostante tutto il Comune ha avviato la procedura di esproprio, stanno arrivando delle lettere. Beh, intanto è normale che ci sia ogni assemblea che riguarda un'opera importante, trova inevitabilmente sostenitori e coloro che hanno elementi di forte criticità, e chi ha criticità è maggiormente presente. La lettera degli espropri è una prassi quando parte un procedimento. L'incontro di questa sera è un incontro importante perché un vero confronto con i cittadini non c'era stato ed è giusto che ci sia. Oggi ci sono degli elementi per poter discutere, gli elementi sono il progetto di fallibilità tecnico-economica che ci ha dato una serie di elementi. A questi si devono aggiungere anche ulteriori pareri, bisogna tener conto anche della situazione contingente, di quelli che sono i costi, insomma, di una serie di fattori per arrivare poi ad un percorso ovviamente il più condiviso possibile, sapendo che se siamo qua a discutere queste problematiche perché ci sono delle questioni aperte da decenni, e c'è il discorso del collegamento con Pesaro, che ovviamente questo non può essere risolto con gli interquartieri, magari con la realizzazione del casellino di Fano Nord, sulla quale noi ci stiamo spendendo, su anche la regione si sta muovendo, e io la do come cosa che è solo questione di tempo arriverà. C'è un tema di collegamento del quartiere di Cimarra che negli anni è cresciuto e tenderà a crescere, che ha bisogno anche qui di avere delle risposte. C'è un tema del ponte dell'Arzilla che se si blocca c'è una sua problema. Quindi ci sono una serie di questioni che devono avere delle risposte. Ovviamente i problemi complessi non hanno soluzioni semplici, hanno soluzioni complesse. Nella responsabilità di chi amministra va fatta una verifica di quelli che sono i costi e i benefici. Ovviamente i costi non sono di carattere economico, sono di benessere, sono di ambiente, sono insieme di aspetti, bisogna vedere le risposte progettuali che ci sono, i pareri, e al termine di questi incontri ovviamente faremo un passo in avanti. E il prossimo incontro sarà alla Trave, perché è giusto che anche quel quartiere abbia la sua possibilità di confrontarsi, e poi ovviamente questo è un problema che non riguarda un solo quartiere, un paio di quartieri, ma un progetto, è una questione che riguarda la città nel suo insieme.